I nuovi mercati, l'evoluzione dei nuovi mercati, come si tutelano i consumatori in questi mercati e il ruolo dei social in questo contesto? Ma la tutela parte dal fatto che comunque il consumatore è sempre al centro, quindi il consumatore è così protagonista e consapevole che devi dare a lui degli strumenti per potersi esprimere, altrimenti questo se vogliamo, ti ritorna un po' come problema segnalato dallo stesso. Quindi mettere il consumatore al centro e dare a questo gli strumenti per poter mandare segnalazioni. Noi viviamo di segnalazioni che arrivano dai consumatori perché queste ci permettono di capire che cosa avviene sulla piattaforma, è un elemento base per costruire quello che citavo prima nell'evento, il trust tra Facebook e la piattaforma. Quindi consumatore al centro, attrezzare, metterlo con gli strumenti, mettere gli strumenti giusti a disposizione dello stesso per potersi esprimere e altrettanto analizzare quello che lui ci vuole raccontare per migliorare l'esperienza complessiva. Il mondo dei social network, così come avvicinano le persone annullando i famosi gradi di separazione, avvicinano anche il mondo delle imprese ai consumatori stessi. Facebook in questo contesto che ruolo svolge? Ma il nostro ruolo, diciamo, come presenza nel mercato è quello di raccontare alle aziende come utilizzare meglio la piattaforma, perché di per sé quella è già l'opportunità. Quando arrivano sui nostri servizi ogni giorno 20 milioni di persone, lì c'è un'opportunità per relazionarsi con queste. Quindi sapersi relazionare, sapere come farlo, con quali strumenti, diciamo, è l'oggetto delle nostre conversazioni con le aziende per spiegare loro appunto come essere efficaci in questo tipo di relazione. Le aziende hanno un'opportunità perché ci sono dei consumatori non refrattari ai brand, ma anzi appassionati di brand, che vogliono relazionarsi con questi brand. Se sono in grado di raccontare delle storie, se sono in grado di relazionarsi con questi consumatori, dialogare con gli stessi, oggi c'è un'opportunità piuttosto importante per riuscire a conquistare la preferenza di questi consumatori un po' più evoluti, come dicevo prima, rispetto al passato e molto più consapevoli di una volta. Il concetto di etica in questa evoluzione che ruolo ricopre? Fondamentale ancora una volta, perché è legato a quello che dicevo prima: ogni consumatore esprime i propri pareri, le proprie esigenze, le proprie necessità e ha la possibilità di esprimerlo segnalandolo. Di conseguenza, quando c'è qualche soggetto che non rispetta, da aspetti etici a banalmente anche policy, questi soggetti, aziende o anche individui, vengono comunque evidenziati e segnalati attraverso la piattaforma. Di conseguenza, tutte queste componenti rendono un ambiente molto più, diciamo, fluido, ma anche altrettanto sicuro per consumatori e aziende per riuscire a relazionarsi tra di loro senza dover necessariamente appunto doversi preoccupare di tutelarsi oppure verificare bene quelli che sono i soggetti che stanno all'interno della piattaforma. Quindi etica, sicurezza e tutela, diciamo, delle informazioni sono una priorità fondamentale per riuscire ad avere consumatori che si muovono liberamente all'interno di questa piattaforma.